Leggiamo insieme questo bell'articolo dello studioso libertario Guglielmo Piombini. Questo articolo si può trovare nella sezione articoli della libreria del Ponte. Il titolo è Italia e Svizzera, storia a confronto. È un'analisi delle ragioni storiche che a partire da alcuni secoli fa hanno poi determinato le profonde differenze sociali ed economiche tra il nostro paese, l'Italia, e la Svizzera. Nel Cinquecento l'Italia si trovava ai vertici mondiali nell'economia, nell'arte e nella cultura, mentre la Svizzera era un paese montanaro e arretrato. Cinque secoli dopo le parti si sono invertite, l'Italia è uno stato in piena crisi, sulla via del fallimento, mentre la Svizzera è un successo planetario, dove i cittadini godono di condizioni di vita enormemente superiori. Se guardiamo alla storia ci accorgiamo che le strade hanno cominciato a divergere negli anni dell'Unità d'Italia. Con la nuova Costituzione del 1848 gli svizzeri imboccarono definitivamente la via della neutralità, del federalismo e della riduzione ai minimi termini del governo centrale. Anche gli italiani avrebbero potuto seguire questa sorte felice se ai tempi del Risorgimento fossero prevalse le idee di Carlo Cattaneo, cioè un assetto confederale per l'Italia. Un'interminabile serie di sciagure si sono abbattute sugli italiani da quando la penisola è stata forzosamente unificata per via militare dai Savoia. Le popolazioni del sud Italia non accettarono la conquista dei piemontesi, che avevano inasprito fortemente la tassazione e introdotto la coscrizione obbligatoria, e si rivoltarono in massa. Malgrado venga oggi minimizzata come lotta al brigantaggio, si trattò in verità di una vasta guerra civile che durò una decina d'anni, nella quale l'esercito piemontese riuscì a prevalere solo ricorrendo allo stato d'assedio, ai campi di concentramento e alla tattica della terra bruciata. Le stime delle vittime tra la popolazione meridionale vanno dalle 100.000 al milione. Il 1874 può essere considerato l'anno simbolo della distanza ormai abissale che separava la Svizzera dall'Italia unita. Una modifica della Costituzione elvetica attribuì infatti ai cittadini quel potere referendario di confermare, abrogare o proporre nuove leggi che ancora oggi rende la Svizzera famosa nel mondo. In quegli stessi anni in Italia si era conclusa da poco la feroce repressione al sud e il Regno d'Italia era diventato uno degli stati più centralisti e fiscalisti d'Europa. La porzione di reddito nazionale assorbita dalla tassazione raddoppiò. Vi furono grandi aumenti delle imposte sul reddito e delle imposte sui consumi. Il ministro delle Finanze Quintino Sella ammise che l'Italia era il paese più tassato al mondo. La tassazione eccessiva provocò la rovina dell'economia italiana e l'emigrazione di massa all'estero. Il Regno d'Italia era anche uno stato militarista e guerrafondaio. Si lanciò in una serie continua di guerre che mai i piccoli stati pre-unitari si sarebbero sognati di intraprendere. Impegnò metà dell'esercito nella repressione della rivolta delle regioni del sud, entrò nella terza guerra d'indipendenza senza motivo, si lanciò nelle sciagurate avventure coloniali in Somalia ed Eritrea. Nel 1915 il governo italiano non seguì il saggio esempio di neutralità della Svizzera e si gettò nella fornace della prima guerra mondiale. Milioni di coscritti, quasi tutti poveri contadini, vennero spediti a morire nelle trincee. In questa inutile strage il Regno d'Italia sacrificò la vita di quasi 700.000 italiani, mentre un numero più che doppio di giovani rimasero feriti o mutilati. Seguirono i vent'anni del fascismo e la catastrofe immane della Seconda Guerra Mondiale, che lasciò l'Italia semidistrutta. Nel 1948 l'Italia evitò per un soffio di diventare una dittatura comunista di tipo staliniano, ma nei vent'anni successivi l'adozione di politiche economiche più liberali generò il miracolo economico. Forse è stato questo l'unico periodo positivo della storia dell'Italia unita. Nel 1968 si aprì infatti la stagione degli anni di piombo, del terrorismo e della crisi economica. Negli anni 80 ebbe inizio l'epoca dell'esplosione della spesa statale, del debito pubblico, della tassazione e della corruzione che ci ha portato alla crisi dei giorni nostri. Il verdetto della storia sembra chiaro. In 150 anni di vita lo Stato nazionale ha dato agli italiani soprattutto due cose, la morte e le tasse. È venuto il momento di ripudiare questo esperimento fallimentare e di rivendicare quella vocazione pluralistica e quelle libertà che hanno reso grande non solo la Svizzera ma anche la civiltà italiana nei secoli passati.